Innanzitutto penso sia importante ringraziare la città metropolitana di Torino per l'impegno con cui ha promosso e sostenuto la nascita e gli sviluppi della rete Dafne, con una certa lungimiranza direi, perché rete Dafne è una delle poche associazioni esistenti in Italia in grado di offrire assistenza a tutte le persone vittime di reato, sottolineerei a tutte. Perché nel nostro paese esiste un discreto numero di servizi che si occupano di reati specifici, come la violenza di genere, la tratta, l'usura, i reati di tipo mafioso. Però, a differenza della maggior parte dei paesi europei, in Italia manca una rete di servizi generalisti a cui si possono rivolgere tutte le persone che patiscono le conseguenze di un reato, senza distinzione per accedere, che si tratti di furto, di truffe, di omicidio stradale, o di altro. In effetti la direttiva europea sulle vittime, la direttiva del 2012, ha imposto agli Stati membri di rimediare soprattutto a questa carenza. E anche per questo la città metropolitana di Torino, insieme al Comune, all'ASL, al gruppo Abele, all'Associazione Genus, alla Compagnia di San Paolo, hanno fondato l'Associazione Rete Dafne. Rete Dafne è diventata anche per questo negli anni un modello per altre reti. Altre reti che sono nate stanno nascendo in Italia. E quindi oggi ci sarebbero le condizioni per iniziare a costruire una rete nazionale di servizi generalisti, perché il Ministero della Giustizia ha stanziato dei fondi proprio con questo obiettivo e perché altre città metropolitane sembrano disponibili a contribuire con le proprie competenze, con il proprio ruolo di ente di area vasta a costituire dei punti rete nelle rispettive regioni. Se tutte le città metropolitane fossero coinvolte, un cittadino su tre che sia vittima di reato potrebbe ricevere assistenza. Allora mi auguro che il vice sindaco Marocco, riesca a coinvolgere le altre città metropolitane in un progetto comune e che il Ministero di Giustizia apprezzi e sostenga questo progetto.